Ciao a tutti, in questo video voglio mostrarvi altri acquisti che ho fatto della collezione Arctic Holiday di Kiko, quella per Natale. E il Black Friday è stata una tentazione grandissima, quindi alla fine ho approfittato della promozione che hanno fatto, prendi 6 cose e ne paghi 3, io poi ne ho prese molto più di 6. Però comunque insomma ho approfittato e ho preso altri prodotti della collezione o altri colori di prodotti che avevo già preso perché veramente mi sono piaciuti. È una collezione ricchissima ma che veramente ha tanti prodotti che mi sono piaciuti e mi sembrano molto validi. Quindi vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso il primer, è bello grande, tra l'altro sono 40 ml. Ed è un primer che è anche un trattamento per la pelle, alla sua pompetta, è molto luminoso e contiene acido ialuronico, quindi ha anche un effetto idratante per la pelle ed ha luminosità perché contiene delle perle riflettenti. Ha un profumo di rosa abbastanza delicato, insomma si sente, però si sente. E quindi io l'ho usato una volta, forse per la pelle grassa non è proprio adatto, però io per esempio, pur avendo la pelle mista grassa, in inverno ce l'ho più secca, quindi alla fine può essere comunque utile. Insomma è un siero primer, quindi secondo me può essere usato anche da solo effettivamente come una crema appunto che dà luminosità e che idrata la pelle per tutta la giornata, perché visto anche la quantità ce n'è veramente tanto, insomma va utilizzato quindi anche appunto per dare un beneficio alla pelle e non dà l'impressione di stendere del silicone, nonostante che sia abbastanza levigante per il viso. Però non dà l'impressione di mettersi su della plastica, insomma ci sono dei primer che sono terribili, sono pieni di siliconi. Questo invece no, è piacevole insomma da applicare. Poi ho preso, come appunto pensavo di fare, approfittando poi della promozione, di prendere un'altra cipria, un'altra polvere viso, e ho preso appunto l'ultimo colore, lo 04, che è quella più scura, proprio per utilizzarla come bronzer, come terra. È molto bella, veramente mi piacciono queste polveri perché sono molto fini. Poi ho preso un'altra matita di queste qua doppie, mi attirava tantissimo questo colore, quindi alla fine ho voluto prenderlo, anche questo 04, ho preso tutte le cose 04, è questo blu opaco, Lena è andata nella sua sabbietta come sempre quando faccio i video, e questo colore invece che dovrebbe essere un lilla dorato, un oro lilla, però si vede poco, questo lo trovo poco pigmentato, vedete proprio un leggero riflesso lilla, ma sembra più, non so, boh, è un po' indefinito e comunque è poco pigmentato. Invece il blu è bello, è un bel matte, bello intenso, bello scrivente. Mi piacciono moltissimo i 4 look che hanno creato per questa collezione, per quello che poi ho preso altre cose appunto perché per provare a riprodurli. Poi ho preso un altro di questi ombretti in stick dall'effetto fresco, questo è il colore, forse anche lui 04, sì 04, che è un nero. Eccolo qua. Non mi sembra neanche particolarmente luccicante. Anche questo l'ho preso per metterlo sia come sia sulla rima inferiore esterna che sulla rima superiore esterna.
per contornare quindi l'occhio. Poi ho preso l'altro illuminante olografico, che secondo me però questo qui non è molto olografico, che è lo 02, quello dorato, che è questo. Però boh, alla fine mi sembra molto simile all'ombretto dorato. Vedete, sono molto simili. Non mi sembra particolarmente olografico rispetto invece a quello lilla che è bellissimo. Questo mi sembra solo un illuminante dorato. Vediamo se riesco a farvelo vedere con questa luce pessima che c'è oggi. È proprio un illuminante dorato, secondo me. Non ci vedo niente di olografico. Poi invece appunto ho preso due ombretti ancora. Già ne avevo preso uno, quello rosso. Ho preso questi due, quindi uno è quello oro, che è il numero 01, e l'altro è lo 03, che è questo blu. Guardate quanto sono belli. Belli e scriventi. Il blu l'ho usato adesso. Veramente bello. Il negozio aveva tantissimi, si vedono tantissimi glitter. Adesso qui con la luce normale non li vedo, non ne vedo così tanti. Il negozio sembrava molto scintillante. Comunque, vedete, sono molto belli tutti e due, anche insieme. Belli davvero. Poi ho preso un'altra palettina con tre ombretti, anche questa su toni del blu, che mi sembrava veramente bella. Eccola qua. E c'è questo blu super scrivente, questo colore chiaro che io ho utilizzato appunto qua sotto il sopracciglio, e poi c'è questo qui in alto invece, che è diviso in due parti, è quello più luminoso. Eccoli qua, anche questi sono veramente belli e scriventi. Eccoli qua, molto belli, mi piacciono veramente molto. Anche questi li ho usati adesso, appunto. Ho messo quello sopra, quello shimmer sopra. Questo è metallico, questo è shimmer. E questo qui invece è un luminoso color crema. E l'ho messo appunto sulla palpebra. Dopo aver messo il blu, ho picchiettato questo più chiaro e dà veramente luce all'occhio. Bello, mi piace moltissimo, sono veramente contenta. Poi ho preso due di questi kit che hanno rossetto e rossetto liquido e smalto, e questi devo dire che mi hanno veramente delusa, soprattutto uno dei due. Infatti ho voluto prendere questo rame, mi incuriosiva tantissimo, ho voluto provarlo. Allora, lo smalto è questo. Proprio rame, è bello, lo smalto è bello, coprente, valido come tutti gli smalti di Kiko. E invece il rossetto liquido mi ha veramente delusa, perché praticamente va via con l'acqua, non dura niente, e anche, ahia, l'ho messo sul naso, anche un odore molto molto chimico. Eccolo qua, è proprio un rame, però non so, lo vedrei forse più come ombretto che come rossetto. Ma comunque secondo me non ha una gran durata, perché come vi ho detto appunto viene via semplicemente con l'acqua, quindi anche bere insomma è un problema, perché si scioglie, si stampa ovunque, quindi questo mi ha veramente deluso. Invece il secondo kit, questo qua con lo smalto rosso e il rossetto rosso, mi sembra un po' più valido. Lo smalto è molto bello, che è questo, faccio vedere, proprio un bel rosso rosso fuoco, rosso natalizio, e il rossetto liquido è questo, e mi sembra invece che abbia una durata decisamente migliore. Infatti questo si fa fatica, non si riesce a toglierlo con l'acqua, è necessario uno struccante, ed è questo bel rosso, anche questo bel rosso natalizio, appunto come lo smalto.
Questo meglio, anzi tinge anche un pochino le labbra. Quindi questo non mi dispiace. Quello rame invece no, è veramente una delusione. Poi ho preso ancora uno smalto, sì, uno smalto, un rossetto metallico perché volevo fare la combinazione tra il numero 04, quello viola. Questo qui che avevo già mostrato nell'altro video, che è quello del primo look, quello sui toni freddi che mi piace tantissimo. Quindi ho messo questo e poi sopra ci ho messo il rossetto metallico numero 02, che è questo rosa me metallico. L'ho messo appunto sopra e si ottiene questa luminosità molto bella. Questo è il rossetto. Mi piaceva molto, a parte che la modella è bellissima e comunque quel trucco mi piace molto. E quindi questo appunto è il risultato. Diventa più luminoso. Molto bello, mi piace. Poi, siccome c'era appunto questa promozione, per riuscire a fare tutti i conti in modo che potessi risparmiare il più possibile, ci ho messo dentro anche una cipria. Forse mi ha attirato più il packaging, il potere del packaging e della parte estetica dei prodotti. Scatola semplice ed è questa cipria qua in polvere libera. Boh, mi è piaciuto moltissimo il contenitore, plastica leggero, ha questa bella, bella spugnetta, insomma, per applicarlo. E c'è all'interno qua. Sì, c'è una protezione, se no la polvere va in giro e qui dentro c'è la polvere, che è una polvere bianca che poi alla fine sulla pelle risulta trasparente. È una face fixing powder. Sì, una cipria fissante abbastanza luminosa. Ok, con questo è tutto. Boh. È stato un video soltanto così in cui vi ho mostrato i miei nuovi acquisti Kiko. Tra l'altro sono usciti dei nuovi rossettini piccolini che già mi tentano, vabbè, comunque lasciamo stare, ne parleremo prossimamente. E quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto. E non dimenticate di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!